Da 69, sono uscito a che era luglio, fatta la maturità. Buongiorno. Non so, buongiorno presidente. Oh, cadete. Ciao. Adriano. Però. Sì. Insomma siamo. Devi fare una fotografia. Oh, professor Ghisetti, non l'avevo riconosciuta. Buongiorno. Il sindaco è già dentro. No. Assessore lì. Le finestre sono queste perché con quelle della biblioteca? Sì, perché vedete hanno dei contorni agli spigoli che sporgono, no? Quindi hanno questo disegno diverso di creare. Fuori ci sono pure simili, ma non sono così accurate come queste. Ma stai facendo un libro sul liceo classico? Sì. Sì. Sai quando fecero le conferenze lui e Fabio? Applicato. Di quando, 2 anni fa, esattamente dicembre era del 2019, e c'era, lui aveva fatto tutto il coso, la costruzione, il collegio dei gesuiti con fotografie anche inedite, Fabio tutta la storia del Don Rucci, Benino. E quindi questo libro sarà sulla ne avrei la parte mia è sul fabbricato, la storia del fabbricato, come è nato, come si è evoluto. Tra l'altro ci sono dei disegni originali a Parigi di questo progetto che c'era del collegio, e adesso sono online, per cui li pubblichiamo. E poi invece Fabio Manerano ha studiato la parte invece più amministrativa di come nasce la scuola, perché nasce, come si forma, come va avanti nel tempo, quindi la parte diciamo dell'istituzione. Che noi dobbiamo, esatto, comunque recuperare, perché tante volte... Ma l'albero complesso fondamentalmente 3 cose sono l'archivio, la biblioteca e il laboratorio scientifico. Patrizio, non so precisamente che cosa ci fosse lì dentro, però deduco che fossero dei libri preziosi, perché uno scaffale della biblioteca è stato completamente forzato e svuotato, della biblioteca del liceo classico. E lo stesso nella stanza del preside, qualcosa è stato portato via. Questi erano i bagni dove si facevano i battini, quelle romboidali. Dal 1 gennaio 1918 al 31. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Thank you.
Tutto questo bel di Dio, dove lo ricopriamo, perché il problema qual è? Che questo diventa un freno alla partenza della voce. Bisogna basta a prescindere e noi nella nostra scuola stiamo già come una volta. Però quello è il secondo passaggio, se posso. Allora, la prima cosa è capire chi deve mettere le mani dentro questa scuola. Ok, secondo me è provincia e istituto scolastico. Pure anche come dove ma anche come inventare, perché c'è una serie di responsabilità che non posso dare all'impresa, anche perché noi interveniamo sempre in forza di quello che diceva la dottoressa, cioè di una convenzione, perché chiaramente sono quasi anche per la provincia, per cui io credo che adesso, dopo la visita, chiamiamola informale, dobbiamo formalizzare una nota da parte del comune in forza del vigente appalto che c'è alla provincia e per conoscenza all'istituto scolastico, perché in tempi brevi si decida che cosa vogliamo fare con questo materiale.